Innanzitutto voglio dire un grazie, perché comunque, come dicevo all'inizio, io mi sono trovato a casa ed è importante, è stato bello, no? Quello. Io mi sposto perché il vescovo mi ha chiesto di spostarmi, cioè se non mi chiedeva, cioè io rimanevo e rimanevo veramente ben volentieri perché mi sono trovato proprio bene. Sia San Mauro sia Rivoira, no? Quindi su questo, allora innanzitutto è un grazie, no? Per quella che è stata davvero un'esperienza di famiglia, ma anche proprio per me, no? Il fatto di essermi potuto sentire a casa. Sono arrivato a Rivoira il 17 giugno 2001. Ero viceparroco da 6 anni in Duomo e quindi era la mia prima esperienza come parroco. Arrivando a Rivoira mi è stato anche detto che avrei dovuto seguire la comunità di San Mauro. Direi sia il contesto di Rivoira che poi anche il contesto proprio di San Mauro, l'essere riuscito almeno un po' a creare una realtà di famiglia. Io la vedo così la parrocchia, no? In cui una realtà di famiglia è come nella famiglia c'è il papà, c'è la mamma, ci sono i figli, magari poi ci sono anche magari il nonno che vivono insieme, così. Anche in una parrocchia, no, io vedo questa realtà in cui il parroco fa parte di questa famiglia insieme con una sua specificità. Io credo che anche un'altra cosa molto bella sia il pranzo, che facciamo a gennaio, in cui 70-90 persone di San Mauro ci si ritrova, perché lì è proprio un pranzo della comunità in cui si sta insieme, no? Cioè, forse la cosa bella e di aver mantenuto viva questo aspetto di realtà di comunità, no? In cui non ci si è persi, perché il pericolo rimane un pochino quello. Cioè io vedo che magari alcuni paesi intorno a Cuneo rischiano di essere quartieri dormitorio, in cui vai, ma non ne senti un'appartenenza. Su San Mauro, su Rivoira, questo c'era già. Però forse questo aspetto è cresciuto, no? E quindi poi tutti i lavori concreti che sono stati fatti nascono, no? Da una parte nascono da questo, dall'altra servono per far crescere questa realtà della comunità. Ma ad esempio una cosa che avevo in cuore, ma non si è potuto realizzare, sarebbe stato quello di pensare a una realtà della Valle Colla, no? Che forse si fosse potuto mettere in campo, essendoci io, poteva forse essere più semplice nel rassicurare che non si trattava di fare, no, la grande Rivoira, no? Ma una realtà in cui ognuno manteneva la propria identità e forse questo avrebbe potuto comunque essere da una parte di aiuto a queste comunità, no? Dall'altra anche un aiuto a Boves nell'alleggerire un pochino, perché comunque noi abbiamo su un comune di 10.000, 7.000 abitanti che sono solo a Boves. Sicuramente la Terra Santa, cioè i luoghi di Gesù, quindi Israele, sono certamente quello che mi è più caro. Perché quei luoghi comunque ti parlano, no? Andando lì, no, ho scoperto, toccando con mano, la terra come il quinto Vangelo, no? In cui sicuramente la cosa bella di poter andare anche in queste terre è che ti apre lo sguardo e ti insegna a non giudicare.
no, a comprendere la complessità della cosa, la difficoltà, no? Perché è facile parlare di pace. Poi quando sei a casa tua non vai d'accordo col vicino di casa, no? E hai tutte le tue giustificazioni. E allora, questo andare così, io sono andato già proprio tantissime volte, mi ha aiutato a comprendere questi popoli, a comprendere le loro ragioni, no? E allora sentire che non puoi pretendere da loro un discorso di pace, ma devi imparare a vivere la pace.